Bene, Frigiof, ti ringrazio per questa bellissima piattaforma e in effetti per mostrare gli esempi di cui tu anche parlavi avevo preparato per voi delle diapositive bellissime a colori che però non è possibile presentare per ragioni tecniche. Allora facciamo insieme qualche così esercizio di immaginazione. Tutte le figure, quasi tutte, sono comunque presenti nel libro e siccome voi il libro lo comprerete e lo leggerete non ci sono problemi in questo senso. La domanda che permea un po' tutto il libro e che indubbiamente ha permeato tutta la mia vita è la domanda: cos'è la vita? Una domanda che, come voi capite subito, ha vari livelli di esistenza, ha una dimensione biologica, ma cos'è la vita è anche un dominio della filosofia, così come un dominio della spiritualità. In effetti queste tre gambe mi hanno sostenuto durante il mio percorso, non sempre in modo stabile, ma comunque sempre in modo interessante. Per noi nel libro la domanda what is life, cos'è la vita, si rifà, come ha detto Frigiof, alla teoria dell'autopoiesi di Maturana e Varela. Sono i due biologi, neurologi, filosofi cileni che dagli anni 70 in poi hanno sviluppato questa teoria che appunto è basata sulla domanda cos'è la vita, virgola, cos'è la cognizione. Cognizione ne parleremo in un momento. E i due autori, la cui scuola viene anche chiamata la scuola di Santiago, perché sono entrambi Santiago de Cile, è una, prima di tutto, un'analisi fenomenologica di quello che è la cellula vivente. Allora, non avendo le slide, immaginiamo di guardare insieme con un microscopio un batterio, per esempio, unicellulare, una cellula, potrebbe anche essere la cellula del nostro fegato. Cos'è che vediamo fenomenologicamente? In ogni cellula vediamo un compartimento più o meno sferico delimitato da una membrana cosiddetta semipermeabile che lascia passare della roba in modo specifico e la lascia uscire in modo specifico. All'interno di questa membrana, che segna il confine netto tra il mondo interno e il mondo di fuori, segna la definizione del sé, ecco, all'interno ci sono centinaia e a volte migliaia di reazioni, cioè di trasformazioni continue di un elemento, di una molecola nell'altra, cambi continui incessanti in ogni nostra cellula di fegato. In questo momento ogni minuto avvengono circa 5-6.000 reazioni di trasformazioni. Cosa ci dice questo? Beh, vediamo subito una prima cosa molto interessante come risposta alla domanda cos'è la vita, perché c'è qui un'apparente contraddizione. Da una parte tutte queste trasformazioni continue, dall'altra però c'è quello che si chiama automantenimento, il fatto cioè che una ameba, a dispetto di queste trasformazioni interne, rimane sempre una ameba per tutto il ciclo di omeostasi. La mia cellula di fegato rimane sempre una cellula di fegato, ma facendo un salto un pochino più in avanti, questo è vero anche per l'elefante, che è indubbiamente il luogo di migliaia e migliaia, di una miriade di trasformazioni chimiche all'interno di questa pelle robusta, ma l'elefante rimane sempre se stesso. Com'è possibile questa apparente contraddizione nel vivente? Che da una parte c'è tutta una serie di trasformazioni, la mia emoglobina decade ogni 2 giorni, ma
c'è di nuovo dentro, mi faccio la barba e questa ricresce, l'albero del pero perde la frutta e le foglie d'inverno, ma le rifà. Ecco, questa contraddizione è possibile perché ogni vivente è una fabbrica appunto autopoietica, cioè ha un sistema di rigenerazione dall'interno che ricostruisce tutto quello che via via viene consumato. Tutta la mia emoglobina, come dicevo prima, scompare in un paio di giorni, ma viene rifatta dall'interno, così per la mia barba, così per le foglie e la frutta del pero che vengono dall'interno. Quindi il vivente, impariamo da questa analisi, è una fabbrica che si rifà dal di dentro, che rifà dal di dentro tutti i componenti che vengono via via trasformati, ovviamente a spese di energia e nutrienti che vengono dall'esterno. Quindi questa è una prima cosa che impariamo. Ora, con la nostra immaginazione, abbiamo visto questo batterio col microscopio. Beh, ora un altro sforzo di immaginazione, entriamoci dentro, una specie di science fiction, siamo dentro il batterio e cosa vediamo? Vediamo anche nel batterio più semplice qualcosa come 10.000, 20.000, non meno, componenti molecolari che si trasformano l'uno nell'altro, ma che sono tutti presenti in una rete. Questo si trasforma nel vicino, questo nell'altro, questo forma tre composti, quali formano? È una rete di tutti questi 10.000 o 20.000 componenti, una rete che unisce tutti i composti. Noi siamo all'interno, vediamo questa rete tridimensionale e impariamo che cosa? Ecco, un paio di cose importanti sul concetto di visione sistemica. Impariamo che ognuno di questi componenti dipende da, è condizionato da, è costituito da tutti gli altri. Non c'è nessun elemento all'interno di questo microbo che abbia una validità intrinseca, che non sia condizionato da tutti gli altri. Ogni elemento è condizionato dagli altri, non solo condizionato ma anche costituito da. E quindi vedete tutta questa rete di freccioline che vanno da un composto all'altro in questa rete tridimensionale, in cui la domanda: dov'è localizzata la vita in tutta questa rete del batterio? È una domanda che parte non ha senso, ma che invece ha una domanda, una risposta ovvia, in parte banale, in parte profonda. La risposta è: la vita non è localizzabile. La vita è una proprietà globale, è una proprietà sistemica. Non c'è una reazione, un composto, un punto dove si possa dire qui c'è la vita del batterio, ma lo stesso è vero anche per un elefante. Dov'è localizzata la vita di un elefante o del signor Luisi che vi parla? Non c'è un punto dove possiamo... Questo, ripeto, è in parte banale. Se pensate dov'è localizzata New York. New York è tutta New York, è ovvio. Ma pur essendo così banale, è invece questo discorso di una complessità, chiamiamola intelligente, che non ha un centro di localizzazione, è un principio molto importante nella teoria della complessità. Questo è lo stormo degli uccelli che vola, non è che ci sia un pilota, ma c'è un'intelligenza e non c'è un centro di localizzazione, e così in un alveare, così come dicevo nella mia persona. Quindi la vita come sistema integrato, io come professore universitario faccio un corso
anche degli esami, e una delle ultime domande ai miei esami, che sono scritti, anche se semplici, era ai miei studenti questa: qui c'è un cavallo che scalpita e qui a fianco c'è un cavallo morto. Questo cavallo morto è morto ora. Quello morto c'ha tutti gli organi, tutta l'emoglobina, tutto il DNA, tutto il sangue, tutto l'RNA di quello vivo. Allora perché è morto? Ovviamente i miei studenti, che sono bravi e intelligenti, rispondono subito: beh, la differenza sostanziale è che in quello vivente tutti gli organi sono collegati l'uno all'altro formando un sistema integrato. Nel cavallo morto i vari organi, il cuore, il fegato, i reni, non sono più collegati l'uno all'altro in un concerto, in un sistema integrato. Il cavallo morto è un esempio di frammentazione. La morte è frammentazione. E quindi questo discorso poi che vi ho fatto col batterio, con l'elefante, con il corpo, vale anche per una vita sociale. All'interno di una struttura sociale vale ancora questo discorso del mantenimento della definizione, l'IBM o la Volkswagen o qualsiasi Monsanto vuole mantenere la propria definizione, la propria, il proprio sé, a dispetto di tutti i processi di variazione interna, a rispetto delle perturbazioni del mercato. E quindi c'è questo sistema di autorigenerarsi dall'interno a dispetto di componenti che muoiono, spariscono, che magari localmente falliscano. Quindi questo incontro dialettico tra automantenimento e cambiamenti è una cosa che accompagna tutte le varie forme della vita. Ma ovviamente non si può parlare di vita senza accennare, senza parlare dell'interazione con l'ambiente. E qui è, come diceva prima Frisjof, che viene questo secondo concetto molto importante che accompagna tutte le forme di vita e che Maturana e Varela, nella loro teoria dell'atopoiesi, hanno chiamato cognizione. Un termine forse non molto indovinato, come lo stesso Francisco Varela, nostro buon amico, ha detto un paio di volte. Ma il punto essenziale è che ogni sistema vivente è un sistema cognitivo, anche il batterio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire la cosa seguente, che ogni organismo, ogni specie vivente, nel corso dell'evoluzione è stata dotata di un sistema sensoriale per interagire con l'ambiente. Il pesce c'ha ovviamente tutti i suoi sistemi sensoriali per vedere, sentire, muoversi nell'acqua, e questo apparato sensoriale è indubbiamente molto diverso nel verme che va avanti nella terra o nel volatile che vola. E quindi c'è un sistema appunto cognitivo, perché permette la cognizione dell'ambiente in ogni sistema, e l'ameba ovviamente è un sistema cognitivo, anche se diciamo noi in scienze non è provvisto di mente o di coscienza. E più il sistema biologico è sofisticato, più il sistema cognitivo è sofisticato. Si va ovviamente, non so, dal flagello del batterio fino ai peletti sensoriali di qualche insetto, fino agli occhietti poi di qualche insetto superiore, fino ai primi gangli nervosi, fino a arrivata all'uomo. E qui ci sono i cinque sensi, ma c'è anche la mente. Ecco che la mente diventa l'apparato cognitivo più significativo dell'uomo,
così che in fondo la vita può essere vista non solo come l'unità autopoietica biologica, ma va vista in termini, diciamo, nel libro, e c'è una bella figurina a questo proposito, di una trilogia tra struttura biologica e ambiente, e queste due sono unite attraverso la cognizione, quindi ambiente, cognizione, vita biologica formano un sistema sistemico di la vita nella sua completezza. Nel libro c'è anche l'argomento di cui mi sono occupato di più personalmente, l'origine della vita, che appunto, seguendo i dettami della scienza contemporanea, noi accettiamo l'idea che la vita sulla Terra sia derivata dalla materia inanimata. C'è in questi libri una frecciolina che va dalla materia inanimata fino alle cellule viventi. L'idea è che da queste prime molecole prebiotiche, prima della vita, attraverso un lungo, lentissimo processo di complessazione si siano formate cose via via più complesse architettonicamente, accompagnate da un aumento di funzionalità, fino ad arrivare a cose, a compartimenti capaci di fare copie di se stessi, le prime cellule. Ecco che questa freccettina però ci dice tante cose che discutiamo nel libro. Uno è che questo processo è quindi accompagnato da, formato dalla natura, dalle leggi naturali, porta a processi di auto-organizzazione, cioè materie, le molecole che si organizzano in una forma più complessa, più ordinata, spontaneamente. Spontaneamente vuol dire portate avanti dai processi della natura, quindi si elimina il discorso di una trascendenza dall'alto che ordina questi processi che portano alla vita. E capite che questo discorso apre una serie di complessa di dialoghi e di contrapposizioni con parte del mondo religioso, il creazionismo in particolare di oggi è sostituito da una forma più subdola e intelligente di intelligent design, di disegno intelligente, dove si dice appunto che le cose della vita sono così complesse che non possono essersi formate da sole, ci vuole un costruttore. Discorso vecchio, già nel 1802, pensate, un prete anglicano di nome William Paley scrisse un libro che è rimasto una icona nella storia della filosofia, della scienza, che si chiamava The Watchmaker, l'orologiaio, si dovrebbe meglio dire in italiano il costruttore di orologio, e lui diceva, io vado a spasso per la spiaggia, trovo un orologio, lo guardo e rimango ammirato dalla complicazione con cui le rotelline si incuneano l'una nell'altra determinando la rotazione di un pernio. Ah, una cosa così intelligente, dice lui, deve aver avuto un costruttore, un ingegnere che l'ha fatto. E dice in questo suo libro, le cose della vita, il cuore, il cervello, gli intestini, sono ben più complessi di un orologio, quindi anche queste devono avere un costruttore. Questo costruttore è Dio. Che è un discorso ripreso dai nostri creazionisti moderni, che non aggiungano niente di nuovo a questo concetto del 1802, lo esprimano molto forse i nostri appunto americani soprattutto, che tentano di fermare addirittura l'insegnamento del darwinismo dell'evoluzione, sostituendolo con quell'insegnamento della Bibbia. Hanno
ripreso. E quindi nel libro discutiamo di questo, ci sono alcune pagine dedicate alla storia di questo intelligent design e cosa a cui ci contrapponiamo, perché è parte ovviamente di un nuovo tipo di oscurantismo che non fa affatto bene alla scienza. Intelligent design prende sempre più piede, mi dicono soprattutto nei paesi dell'America Latina, in Brasile, perché ovviamente hanno slogan abbastanza facili quando si dice, dicono, se non c'è un Dio la vita non ha senso. Ecco, noi diciamo tra noi, ma anche nel libro, che questo non è affatto vero, che se la vita è una proprietà immanente che viene dalla natura stessa fino a portarci alla mente, alla coscienza e ai valori autogenerati dalla mente, come il concetto di etica, il concetto di Dio, e tutto questo è fatto da una forza immanente, non è che per questo la vita abbia meno valore, anzi, diciamo, forse ne ha di più, nel senso che non è imposta questa etica e questo rispetto della bellezza della vita da qualcuno, ma è una forza immanente dall'interno. Devo dirvi quella a cui accennavo Frigiof, che nel libro c'è una parte per noi importante sul rapporto tra scienza, spiritualità, scienza e religione, e c'è anche una sezione dedicata al rapporto tra scienza e tradizione di pensiero orientale. Frigiof, sapete meglio di me, ha scritto il famoso libro nel 1975, Il Tao della fisica, che veramente ha aperto nuove porte alla nostra comprensione di questo rapporto. Io stesso ho lavorato con Mind and Life, ancora ci lavoro, un'associazione così diretta dal Dalai Lama, e facciamo molti punti nel libro, ve ne racconto solo uno o due brevissimamente. Uno, diciamo che gli scontri che sono spesso presenti in letteratura tra scienza e religione spesso sono dovuti al fatto che gli autori, anche di libri importanti su scienza e religione, non hanno capito la differenza fra religione e spiritualità. Spiritualità è qualcosa di immanente nella natura stessa dell'uomo, che porta alla elevazione verso l'alto e orizzontalmente all'amore per il prossimo e all'amore per la natura. E come tale la spiritualità non può in nessun modo essere contraria alla scienza, anzi ne è il substrato. La religione invece, che è la trasmissione, traduzione in formule rigide di certi principi di spiritualità, con strutture di potere e leggi, e guai a chi trasgredisce le leggi, ecco qui ci può essere il problema con la scienza, come il buon Galileo e Giordano Bruno hanno a suo tempo sperimentato. Concludo dicendo che nel libro dedichiamo una parte, una buona parte anche a tutti i problemi di evoluzione biologica. Darwin è naturalmente il nostro eroe. Citiamo Evelyn Fox Keller, che dice che viviamo nel secolo del gene, e in effetti il nostro secolo ha dato fin troppa enfasi al discorso, al concetto, all'importanza del DNA. Noi cerchiamo nel libro di ridimensionare un po' questo. Nei mass media appunto, c'è tutto un linguaggio, il genoma umano come il libro della vita, il codice genetico come il linguaggio della vita, e viene fuori appunto poi nei mass media che c'è il gene dell'obesità, il gene per i capelli lunghi, il gene della longevità, e tutto questo, diciamo, pensare a un gene, a un pezzo di DNA come qualcosa che fa qualcosa di intelligente è semplicemente sbagliato.
il DNA messo da solo in una provetta non fa assolutamente nulla, non è che il DNA si riproduca. Il DNA si riproduce solo in una cellula vivente, tutto il DNA di questo mondo è prodotto dalla vita. Ovviamente il DNA ha quello che si chiama un programma per esprimere proteine. Comunque è sempre quando si tratta di un effetto, di un comportamento importante, dallo starnutire fino all'innamorarsi, è sempre una rete di geni che lavora all'unisono e non è mai un gene da solo, è sempre un sistema di rete di reti, in quanto ogni gene poi è fatto da proteine, le quali sono fatte da geni. Questa parte del DNA, della genetica, si conclude con una figura con la quale concludo anch'io, con l'albero della vita di Charles Darwin. Vi ricordate che tutte le forme presenti nella vita sono connesse l'una all'altra dal processo di evoluzione. Deriviamo quindi da un comune antenato che, secondo meccanismi poi darwiniani, si è differenziato in tutte le forme fino ad arrivare a tutta la biodiversità che è presente nel nostro pianeta. E tutte queste forme di vita del nostro pianeta, derivando da un antenato comune, sono naturalmente tutte forme di parentela e di fratellanza. Pensate che tutte le forme di vita, dai microrganismi ai funghi, ai mammiferi, ai pesci, tutti condividiamo le stesse molecole, gli stessi amminoacidi, gli stessi zuccheri, gli stessi lipidi, e derivando l'uno dall'altro siamo veramente in una rete di fratellanza universale. Ora, forse può suonare un po' strano parlare di fratellanza, di spiritualità a livello dell'albero darwiniano della vita, ma in effetti è così, che questo albero della vita rappresenta forse l'implementazione più chiara di un sistema, una visione sistemica dell'intera vita nel nostro pianeta. Siamo tutti, esagerando un po', sorelle e fratelli. E questa rete che unisce tutti gli esseri viventi ha anche una dimensione temporale, nel senso che va verso il basso, verso tutte le forme di vita che sono esistite prima di noi, fino a 3 miliardi e passa di anni or sono. Quindi è una rete di fratellanza che va fino all'origine della vita, e questa rete, questi fili che uniscono tutte le forme di vita vanno anche verso l'alto, verso le forme di vita che verranno, e speriamo che verranno. Grazie.